Benvenuti per un'altra puntata di Qualcosa di Noi. La sigla si chiama Colori della Vittoria e sono i colori di Mon Freedom. Mon Freedom è la nostra nuova iniziativa per promuovere il territorio per poter stare insieme e per poterci conoscere. Vivi, ama e rispetta la natura, questo è Mon Freedom. Vi ho accolto con lo slogan di Mon Freedom, questa nostra nuova iniziativa. Vivi, ama e rispetta la natura, questo è Mon Freedom. Però mi direte, che cos'è Mon Freedom? Allora, Mon Freedom è un contenitore aperto a tutte le persone che vogliono conoscersi, che vogliono conoscere il territorio, che vogliono conoscere e innamorarsi delle produzioni del territorio, del paesaggio e di tutto quello che il territorio può offrire. È una manifestazione che noi portiamo in giro presso i produttori vitivinicoli del Monferrato. Infatti l'acronimo Mon Freedom può essere anche visto come Mon da Monferrato o dal francese mio, free dalla libertà, da essere liberi comunque, dal coinvolgimento di ognuno di noi, dalla libertà di poter partecipare, e Dom come a questo punto casa mia, il punto in cui io posso stare insieme a tutti i miei amici. Abbiamo iniziato con un blog su Il Piccolo per poter far conoscere il nostro territorio e le cose belle che ci sono nel nostro territorio. Stiamo proseguendo con un'iniziativa molto bella che si chiama Aperitivi in Vigna. Abbiamo selezionato alcuni produttori che sono appassionati del loro territorio e delle loro produzioni affinché ci possano ospitare e spiegarci, mentre noi prendiamo un aperitivo con loro, di quello che effettivamente il territorio può offrire, sia ovviamente dalla produzione di quello che il territorio dà, ma anche dalle particolarità, le peculiarità che questo territorio ha per poter stare insieme, per poter frequentare insieme tutto quello che noi possiamo di meglio fare. E è una manifestazione che sta riscuotendo successo, che piace. In effetti il nostro primo evento a Morzasco ha visto più di 30 persone che sono venute nelle vigne di Franco Priarone, Agriturismo La Rossa, e hanno conosciuto i metodi di produzione del Barbera, del Dolcetto di Ovada. Il prossimo sarà a casa di Daniele Chiappone, vicepresidente del Consorzio Agrario del Nizza, che ci farà vedere le sue vigne, ci farà capire com'è che il disciplinare del Nizza prevede la produzione di questa Barbera e ci farà anche degustare i suoi prodotti abbinati a delle particolarità del territorio culinario. Ecco, Mon Freedom è questo, ma non è soltanto andare in giro e fare delle bevute e conoscere delle persone, e anche andare a camminare, perché poi dopo noi facciamo le camminate con Mon Freedom, anzi etichettiamo le nostre escursioni come Mon Freedom, e ci sono veramente delle tappe molto belle e molto interessanti. La prossima sarà il 19 di giugno a Castelletto d'Erro. Siamo andati in un sopralluogo e abbiamo scoperto che all'altezza di 500 metri, con un paesaggio bellissimo che spazia praticamente su tutto l'Alto Monferrato, noi possiamo beneficiare dei profumi e della vista della lavanda. E Castelletto d'Erro si sta affermando alla ben più conosciuta Sale San Giovanni, dove ci sono pullman di persone che arrivano per camminare in mezzo alla lavanda, per respirare il profumo della lavanda e ovviamente fotografarsi e postare sui social le foto della lavanda. E noi lo faremo a Castelletto d'Erro con un bellissimo percorso di neanche 9 km,
con successiva degustazione di formaggi tipici del posto. E la prossima ancora sarà il 26 di giugno, sempre a un paese che ormai come si può dire, ci ha adottato, che è Fontanile, un paese bellissimo nell'Astigiano, scusatemi, proprio al limite tra Alessandria e Asti. È un paese che purtroppo per lui le vecchie autorità politiche non hanno aderito al protocollo del Nizza, però è proprio limitare alla zona del Nizza. In effetti da Casa di Chiappone vediamo la cupola della chiesa di Fontanile, che fra l'altro è bellissima e si riconosce in tutta la vallata. E lì faremo ovviamente la nostra camminata, poi pomeriggio ci sarà grande festa con un giro per il paese per gli affreschi, per la conoscenza degli affreschi che circondano, che ravvivano tutto il paese. Voi dovete sapere che c'è un pittore che praticamente fa dei murales lungo tutte le case, che ovviamente glielo chiedono e glielo permettono. E per ravvivare il paese è diventato un paese museo, no? Praticamente, con delle scene di vita rupestre. E poi ovviamente saremo lì sempre per conoscere il territorio, con la cantina sociale di Fontanile, che produce un ottimo 120 mesi metodo classico in bottiglia, che è veramente qualcosa di strepitoso, oltre alle produzioni normali della cantina. E ritorneremo poi sempre su Monfreedom il 2 di luglio con gli aperitivi in vigna da Donatella Quaroni. Questa volta ci spostiamo a Montescano, in provincia di Pavia, per conoscere gli spumanti della zona. La Versa è una zona molto importante per gli spumanti, e finiremo il 10 di luglio, cioè finiremo, nel senso che questa è la programmazione, poi ce ne saranno degli altri, però per adesso noi abbiamo in programma queste date che vi sto dando: il 10 di luglio a Castagnole Monferrato, da Luca Ferraris, per assaggiare il Rouquet e il Viognier, che è un nuovo vitigno per il Monferrato, importato dalla Côte du Rhône. Ed è un bianco eccezionale, strepitoso, che fra l'altro viene coltivato in Piemonte perché è molto resistente alla filossera, perciò a tutto quello che può danneggiare la vite. E questo è Monfreedom, andare in giro, conoscere il territorio, camminare come camminate. Io vi ho detto soltanto quella del 26 di Fontanile, però poi dopo in programma abbiamo anche il 27, la blasonata Sale San Giovanni, no? E saremo lì ad accompagnare un gruppo per ripetere l'esperienza all'interno della lavanda, e così potremmo anche fare il confronto, il paragone tra Castelletto d'Erro e la più blasonata Sale San Giovanni, ma solo più blasonata perché è più conosciuta da tanto tempo. Come si fa per poter partecipare a queste nostre iniziative? Semplice, basta scaricare la nostra app, la trovate all'interno del nostro sito, che sapete è bit.ly. bit.ly/guideambientali, e lì potete trovare tutte le nostre iniziative sotto la sezione 20, scaricare l'app per essere costantemente aggiornati su quello che noi facciamo. Monfreedom nasce dalla passione per il territorio e per far capire alle persone quante cose belle ci sono vicino a noi. Ti do ancora un minuto per questa similitudine che ho creato, che effettivamente è molto veritiera, per spiegarvi che cos'è l'Italia e in particolar modo che cosa sono questi piccoli territori. Voi fate caso che l'Italia copre lo 0,25% del territorio mondiale, cioè praticamente non esiste. Però all'interno di questo 0,25% c'è anni di storia, c'è cultura, c'è bellezza, c'è poesia, c'è arte, c'è prodotti, c'è tutto, c'è, no? C'è sole, spiagge, paesaggi, c'è tutto. Per
Perciò noi cosa siamo noi italiani? Siamo come delle persone che entrano in una stanza piccola dove c'è un mucchio di roba, in torinese si chiama barum, cioè c'è tutta la roba accatastata dappertutto e quando ci serve qualcosa che sappiamo esserci in quella stanza, cosa facciamo? Andiamo a comprarne un'altra perché non abbiamo voglia di cercare quel pezzo che ci manca. Ecco, noi siamo così. E con Monfreedom abbiamo iniziato a mettere un po' a posto questa stanza, a dargli un pochettino di ordine, in modo tale che così tutti possano conoscere che cosa c'è all'interno di questa stanza. Poi dopo sta a voi la scelta di venire a vedere quello che c'è nella stanza o quello di andare a cercare fuori. Noi abbiamo visto qualcosa e vi diciamo che effettivamente merita di essere visto. Perciò vi aspetto su Monfreedom. E ricordatevi, vivi, ama e rispetta la natura. Questo è Monfreedom.